Ciao a tutti e bentornati in un altro tutorial di Uncinetto. In questo tutorial vedremo come fare un semplice punto treccia, un semplice punto intrecciato. È un punto molto molto semplice, è per principianti, facilissimo. Vedremo ora come si fa. Allora, si lavora su un multiplo di 4 più 3. Quindi, per fare il punto, bisogna avviare una catenella di base che sia un multiplo di 4. In questo caso oggi faremo 16. E aggiungiamo 3 punti, quindi 16 più 3 facciamo 19 punti. E 19. Ora faremo una riga di punti bassi, di maglie basse. Fatta la riga di punti bassi, perché come vedrete lavoreremo su due righe. Dunque adesso cominciamo con il punto principale, che è il punto intrecciato, e facciamo 3 catenelle. Vi ricordo che il punto intrecciato, la treccina, si lavora sempre da un lato, quello che voi decidete che è il lato buono. Quindi adesso cominciamo questo semplice semplice, perché è uno dei primi punti che impara una persona quando comincia a occuparsi, a imparare un po' a lavorare l'uncinetto. Quindi adesso saltiamo questa prima. Scusate se ho scelto un colore un po' scuro, altre volte, però per non annoiarvi con gli stessi colori, oggi ho deciso di usare questo filo. Quindi, dunque, cominciamo, saltiamo questa prima maglia, e facciamo nelle 3 successive da una maglia alta, 2 e 3. Successivamente si torna in questa prima maglia che abbiamo saltato qui inizialmente, qui. Dunque facciamo un gettato cominciando a fare la maglia alta, ma inseriamo il nostro uncinetto qui in questa prima maglia che abbiamo saltato, e prendiamo il filo che sta dietro, lo portiamo qui di fronte, lo lasciamo un po' così, non stringiamo, e dunque continuiamo a fare il nostro punto, la nostra maglia alta, la concludiamo. Eccola, ed è questo il punto. Dunque, saltiamo una maglia bassa e in quella successiva facciamo, nelle 3 successive facciamo, nelle 3 successive facciamo una maglia alta in ogni punto dei 3. Terza, e adesso facciamo il gettato per tornare qui dove abbiamo saltato là. Ve lo faccio vedere meglio, facciamo il gettato e torniamo qui in questo punto che abbiamo saltato, che è libero,
e prendiamo il filo che sta dietro, così non stringiamo, lo lasciamo un po' lento, un po' libero qui. Facciamo il gettato e andiamo avanti facendo il punto alto, eccolo. Come vedete è semplicissimo, quindi saltiamo qui una maglia e in quella nelle tre successive, saltiamo una maglia e nelle tre successive facciamo da una maglia alta in ciascuna delle maglie delle tre successive. Poi facciamo il gettato e adesso abbiamo il punto, come vedete qui, che è libero. Un gettato, inseriamo così in questo modo l'uncinetto. Prendiamo il filo, non stringiamo, lasciamo un po' lento qui. Facciamo un altro gettato e lavoriamo le nostre la nostra maglia, terminiamo la nostra il nostro punto alto. E ancora saltiamo qui una maglia e nelle tre successive facciamo una maglia alta in ciascuna delle tre maglie, ecco. Per poi, è la terza, e poi torniamo in quella che abbiamo saltato qui, è questa qui che abbiamo saltato, questa qui, e facciamo prima un gettato, poi inseriamo così in questo modo l'uncinetto e prendiamo il filo che sta dietro, lo lasciamo un po' libero così lento, non stringiamo. Così un altro gettato e terminiamo la nostra maglia alta. E terminiamo la riga facendo una semplice maglia alta alla fine di questa riga. Adesso ho detto lavoriamo su due righe perché la maglia intrecciata si lavora solo da un lato, quindi adesso facciamo una catenella e giriamo e qui in ogni punto facciamo una maglia bassa, e così completiamo anche la seconda riga e completiamo la maglia e così siamo poi pronti a tornare e fare il nostro punto intrecciato ancora una volta. E ecco, abbiamo fatto anche il nostro punto, la nostra riga fatta di maglie basse. Come vedete, il punto intrecciato si vede anche dall'altro lato, ma il lato buono è questo. Dunque, facciamo ancora 3 catenelle. Giriamo, voltiamo il lavoro e qui di nuovo saltiamo la prima maglia qui, questa maglia qui la saltiamo, questa qui, ecco, questa maglia la saltiamo e cominciamo dalla seconda e facciamo di nuovo 3 maglie alte in ciascuna delle maglie delle 3 maglie successive. Poi cominciamo per fare una maglia alta, cioè facciamo il gettato e torniamo qui nella maglia che abbiamo saltato, inseriamo l'uncinetto qui, prendiamo il filo che sta dietro, apriamo un po' così non stringe molto il filo qui e poi un altro gettato per terminare il punto che abbiamo cominciato in precedenza. Ecco.
di nuovo saltiamo questa maglia qui e facciamo 3 maglie alte delle 3 maglie seguenti. Eccolo, per poi cominciare facendo un gettato e tornare qui. Qui dove abbiamo saltato la maglia, vedete? Qui dove abbiamo saltato la maglia. Qui in questo punto qui. Inseriamo l'uncinetto qui nel punto che abbiamo saltato e recuperiamo il filo che sta dietro, così lo lasciamo largo, lo lasciamo lento. Poi facciamo un gettato per terminare la maglia alta che abbiamo cominciato precedentemente ed ecco il punto. Ancora saltiamo una maglia, nella successiva facciamo nelle tre successive, scusate, facciamo da una maglia alta. Eccola. Quindi cominciamo per fare la maglia alta e torniamo qui, in questo punto qui che abbiamo saltato precedentemente e inseriamo l'uncinetto qui e recuperiamo il filo che sta dietro. Il filo lo lasciamo lento, lo lasciamo un po' libero così non stringe la maglia che stiamo creando. Quindi un gettato per terminare il punto che abbiamo già cominciato. Ecco fatto anche questo punto, quindi saltiamo questa maglia e nelle tre successive facciamo un punto alto in ogni maglia delle tre che seguono. E dunque di nuovo un gettato, torniamo qui dove abbiamo saltato la maglia, vedete? Qui l'abbiamo saltata qui. Torniamo qui, inseriamo l'uncinetto e tiriamo un po', lasciamo il filo libero così, un altro gettato per terminare il punto che abbiamo cominciato, eccolo, per andare poi a chiudere come nella riga precedente con una maglia alta. Ecco il nostro punto, come vedete. E poi la seconda riga è quella di fare una maglia bassa, girare, voltare il nostro lavoro e cominciamo a fare una maglia bassa per tutta la riga ed è questo il punto scusate, ed è questo il punto intrecciato, molto semplice per principianti, perché non serve intrecciare molto i fili e fare maglie come le maglie alte in rilievo, per esempio, quindi o le maglie alte doppie in rilievo, si lavora solo con la maglia alta e la maglia bassa, quindi si lavora con le maglie più semplici che abbiamo fino adesso imparato. Ed ecco, terminiamo il nostro lavoro. Spero di esservi stata utile e di avervi spiegato bene la procedura. Ecco, poi per continuare, 3 catenelle, giriamo ed eccola. Come vedete, questa è la parte buona. Questa è la parte buona, anche se il filo intrecciato si vede da entrambi i lati. Allora, grazie per essere stati con me. Alla prossima, ciao!